Regini, Regini, buonasera, come stai? Come va? Bene, bene, siamo sentiti stamattina e siamo rimasti bella, bella anche stamani, è stata una Stiamo bella prendendo iniziativa. gusto, con questo Zoom. Famoso Zoom. Ma Diciamo che questa tecnologia ci aiuta in questo momento un po' di difficoltà non e mangiamo lo fa. secondi preziosi, Regini, presentiamo due bellissime ragazze. Allora, abbiamo Michela Caristi, dico bene, ci ho indovinato, e Carla Pivia. Le nostre amiche Pivia, dell'isola Pivia. che c'è, Pivia, scusa, l'isola che c'è, e noi abbiamo C'è chiamato anche un telefono. in quarantena, c'è anche in quarantena. Venivano al bar. L'isola Come che va, Carla? c'è anche in quarantena. Quindi come ha fatto quest'isola che c'è in quarantena? Infatti, allora, noi appunto volevamo raccontare un pochino cosa è successo dall'inizio del lockdown, perché non ci siamo mai fermate. È stato interessante la modalità. Cos'è successo? Praticamente un primo momento di panico un po' per tutti, ci siamo sentite più volte, c'è stata una settimana proprio di teleconferenze continue con le ragazze e abbiamo iniziato subito con Facebook, quindi cercando di appunto condividere più cose possibili con tutte le persone che prima ci seguivano negli spazi. E attivando subito anche dei format, per esempio, condividiamo in libertà. Ma la prima cosa appunto che abbiamo fatto è stata questa, di contattare tutte le famiglie che frequentavano prima i nostri spazi. E quindi abbiamo fatto con le ragazze più o meno 200 telefonate, Proprio. chiedendo appunto sì. Chiedendo come stavano passando il loro tempo e soprattutto appunto in che modo potevamo riunirci a loro. E quindi la prima domanda è stata questa: come siete messi con la rete internet? Come state affrontando questo momento? Siete dotati di tutti i supporti? Avete computer? Avete dei tablet, dei telefoni? E quindi c'è stata appunto questa didattica a distanza, cioè subito il coordinamento con la scuola, un coordinamento con l'istituto comprensivo del versante orientale e anche occidentale, per assistenza alla strumentazione digitale per gli studenti impossibilitati. E come staff stiamo intervenendo in tutti i modi perché ogni famiglia, anche quella con più bambini di età diverse, abbia la strumentazione necessaria per la didattica a distanza. Stiamo cercando di sollecitare la solidarietà anche di condominio perché nella fiducia reciproca si possano condividere reti wifi. E infatti abbiamo fatto un bellissimo volantino che Michela vi farà vedere. Provo a farvelo vedere, eh. Non so, mica aspetta. Allora, lo vedete? Eccolo qui, poi Più o casomai meno. Michela Comunque, ci fai anche una questo lo. foto, lo mettiamo sul sito insieme all'articolo poi. E infatti, praticamente facciamo prima a descrivervelo, comunque lo trovate anche sulla pagina Facebook nostra. Praticamente abbiamo pensato che potesse essere utile aprire le connessioni Wi-Fi così che chi non ha la possibilità in casa di avere una connessione si può collegare dalla rete magari del vicino. E permettere allo studente di seguire le lezioni online. Solo che farlo così, cioè ognuno apre la sua wifi senza effettivamente poi sapere se c'è nei dintorni qualcuno che ha bisogno o meno, diciamo che non era fattibile per tanti motivi. Quindi questo volantino è un'idea da stampare. Attaccare alla porta del portone del condominio e in una colonna si può indicare il nome e il contatto della famiglia che mette a disposizione la sua rete Wi-Fi. E nella colonna accanto le persone che hanno bisogno lasciano insomma, il recapito in modo tale che poi queste persone si possano mettere a contatto e quindi la famiglia che vuole condividere la sua rete dà la password solo alla persona che sa che ne ha bisogno. Quindi ecco, queste sono delle piccole strategie che possono però aiutare con solidarietà
i ragazzi, gli studenti che non ha, magari hanno anche la connessione lenta, non hanno la DSL, sono collegati col cellulare, perché ce ne sono tante di situazioni così, a seguire le lezioni online. Perché sembra, insomma, una sciocchezza, ma in realtà in questo momento sta diventando lo strumento mediante il quale i ragazzi possono continuare a seguire le lezioni oppure no. Quindi fa la differenza una cosa del genere. Infatti sarebbe bello proprio attivare una solidarietà digitale sull'isola e per lungo tempo. Ora vediamo un po'. Sì, anche perché... Dicevo, effettivamente, per quanto riguarda la didattica a distanza, quasi tutti hanno una piccola connessione sul telefonino, no? Per quanto riguarda magari l'utilizzo dei social. Però un discorso per quanto riguarda la didattica, la connessione deve essere un pochino più stabile. Io l'ho visto in questi giorni, insomma, con 3 figlioli e la moglie che insegna, a volte erano collegati in 4. Effettivamente, insomma, è un bel impegno. E quindi non tutti effettivamente hanno a disposizione strumenti tecnologici per poter fare tutto, perché poi ci ricordiamo che quando si fa la lezione poi va caricata il portale, insomma, va scaricata, caricata, quindi non è un lavoro, poi tra l'altro... Non è una passeggiata, Regini. No. Perché mentre avevi una connessione stabile è iniziata a saltare la tua, è iniziata a scartare te, bellissimo. È la prima sono io che mi salta, quindi cioè, proprio me ne rendo conto. Comunque la scuola che è partner del progetto, parlo della scuola come istituto comprensivo di Campo e di Portazzurro, ha dirottato circa 15.000 euro del suo budget sul progetto per acquistare dispositivi e connessioni per i ragazzi dei due comprensivi. Questo è integrazione di quanto dato dal MIUR, sempre per attrezzare tutti per la didattica a distanza, quindi insomma si sta lavorando parecchio. Sì. E quindi, insomma, queste telefonate di ricognizione dei bisogni sono state, le prime domande sono state queste, appunto, sulle reti wifi, sui dispositivi. E poi, appunto, come possiamo noi dell'isola che c'è venirvi incontro e quindi starvi vicino e quindi dare ancora di più questo senso di comunità che si era già creato prima negli spazi anche a distanza. Si può. E abbiamo avuto la dimostrazione che questo è possibile, perché abbiamo attivato diverse cose. Abbiamo attivato, per esempio, le merende virtuali. E le merende virtuali sono troppo belline, perché appunto con i bimbi che erano interessati a farle ci connettiamo anche noi. Io quando sento la merenda mi sveglio di solito. Infatti no, è bellissimo, perché inizialmente appunto l'abbiamo fatta divisa in spazi, quindi lo spazio bimbi di Portazzurro, quelli di Capoliveri, quelli di Rio Marina, di Rio Elba, di Campo, e poi abbiamo iniziato a mischiarli. Questa cosa è molto interessante, perché iniziano a conoscersi proprio i bimbi di paesi diversi, nella speranza appunto di potersi poi incontrare presto dal vivo. E cosa succede durante queste merende? Ci si chiede come sta, si mangia qualcosa insieme e poi appunto c'è questa una lettura di un albo illustrato. È nata anche una collaborazione con Arte Bambini, che è una casa editrice molto bella, e quindi abbiamo iniziato le letture con appunto una favola in Kamishi Bai, che è questo teatro che si apre, appunto, e ci sono delle tavole illustrate che raccontano, e poi si fanno degli elaborati, quindi possono essere dei disegni, dei collage, che poi i bimbi a fine merenda ci mandano per poi fare dei collage e condividerli su Facebook. La cosa bella di queste merende che appunto abbiamo introdotto da poco è la musica, che è diventato durante il disegno, no? L'attività grafico, pittorica, il collage, un momento tipo il jukebox. Ogni bimbo sceglie una canzone e quindi mentre disegnano ballano, e questa cosa è fantastica, si divertono un sacco. E, sempre durante le merende poi abbiamo introdotto anche questa collaborazione con la biblioteca di Campo, con questo format che si chiama Anticorpi,
con storie e disegni per raccontarci. Quindi ogni sabato sulla pagina Facebook sia della biblioteca che dell'isola che c'è vengono postati tutti i disegni che i bimbi fanno durante le merende e non solo. Quindi molto interessante. All'interno delle merende poi dalla prossima settimana ci saranno anche degli interventi di In Performance. Quindi insomma c'è un bel fermento durante le merende. E poi ci sono le videochiamate di gruppo con i genitori. Sì, esatto, perché quando abbiamo chiamato tutte le 200 e passa famiglie, oltre ovviamente a cercare di capire quali fossero i bisogni dei bambini, ci siamo anche rivolte ai genitori, agli adulti, no? E proponendo delle videochiamate nell'ora dell'aperitivo, quindi i bambini fanno le merende, i genitori fanno l'aperitivo, in realtà ora anche queste sono delle attività che appunto sono partite ormai da un po', si sta creando un bel gruppo ed è un gruppo che sì, a volte ci incontriamo semplicemente per fare l'aperitivo e quindi diciamo rimaniamo su toni un po' più leggeri, però allo stesso tempo si sta creando una certa intimità. Paradossalmente questa condizione di a distanza comunque è riuscita a tirar fuori un qualcosa proprio a livello di calore umano, per cui insomma il clima che si respira è bello, molto intimo, e quindi questo permette a volte anche di affrontare temi un pochino più un po' più intensi, quindi diventa anche proprio uno spazio per consigliarsi su vari temi che possono essere la didattica dei bambini, dei propri figli che manda effettivamente un po' in delirio, a cose anche un po' più personali. E niente, ci vediamo due volte a settimana, quindi si fanno due aperitivi a settimana, in videochiamata di solito si utilizza Skype, e anche in queste attività qui abbiamo introdotto diciamo le attività di In Performance con appunto le psicologhe di In Performance che prima del lockdown ovviamente portavano avanti delle attività in presenza, quindi sia per i bambini in classe che anche per gli insegnanti e i genitori, con degli incontri ovviamente faccia a faccia. Adesso anche loro si sono diciamo riorganizzate e questi incontri li stanno portando avanti comunque sia con i bambini attraverso le merende, ma anche con gli adulti attraverso appunto i nostri aperitivi, e quindi ogni tanto diciamo ci sono degli incontri un pochino più a tema dove una appunto per esempio ne sono già stati fatti due dalla psicologa Eleonora Mazzarri, dove appunto si affrontano delle tematiche un po' più serie, mettiamole così. Eleonora Mazzarri, che bei ricordi. Te pensa che io mi trovo sposato con due figlioli, un mutuo e tutte queste cose per colpa di Eleonora Mazzarri. Hai visto? Io la picchierei tutte le volte che la vedo, però è colpa sua perché è lei che mi ha presentato la mia moglie, pensa te. Hai visto? No, niente, comunque ora ovviamente per partecipare a queste videochiamate col discorso ovviamente c'è Skype o comunque qualsiasi altro tipo di piattaforma, è importante chiederci, mandarci prima a noi l'email, chiederci di voler partecipare, insomma è un po' più macchinoso. Per questo motivo qua stiamo a breve pubblicheremo delle piccole video interviste, chiamiamole così, per esempio dalla persona che ha condotto il gruppo, quindi in questo caso a Eleonora, dove diciamo ci racconta un pochino velocemente quello che è stato che è venuto fuori durante gli incontri con i genitori. È un po' un modo per far arrivare anche a chi non ha partecipato un po' e condividere i contenuti che sono venuti fuori, ecco. Bene. Diciamo un sostegno, chiamiamolo un sostegno emotivo, perché effettivamente in questo momento
anche per Tacini Fiori è dura, insomma, è una situazione un po' particolare quella che si sta vivendo, sia per quanto riguarda i ragazzi con l'insegnamento, sia anche per poi tutti i problemi relativi per molti anche a livello di lavoro, e quindi si incrociano, no, pieni per i figli a quelli magari anche personali, di quello che si sta vivendo in questo momento, quindi è importante. Quindi sono aperitivi terapeutici importanti davvero, penso che sia... Le famiglie in questo momento hanno proprio bisogno di un sostegno, di una condivisione che fa capire che più o meno tutti hanno queste problematiche, gli stessi pensieri, le stesse problematiche, e non si è soli fra quattro mura. Quindi questo penso che è un lavoro importante che state facendo, perché magari a volte sottovalutiamo, cioè non ci si pensa, capito? Però proprio il fatto che non si esce, ognuno all'interno di quelle quattro mura c'ha mille problematiche e mille pensieri che si sommano a una difficoltà anche economica, al pensiero anche di quello che sarà per noi, perché no, si vive quasi un turismo, quindi al pensiero di bimbi c'è anche il pensiero personale. Questi due pensieri sono devastanti, nel senso. Ma sai che è successo? Infatti, tipo all'inizio, no, queste chiamate, quando chiedevamo, ma oltre alle merende, agli aperitivi, avete bisogno anche dell'aiuto compiti, che è un servizio, insomma, che facevamo anche prima nei nostri spazi, e tanti si erano già iscritti, altri no, guarda, tanto ci sono io in casa, quindi tranquillo. Poi ora, cioè, iniziano ad arrivare, ma sono ancora in tempo per l'aiuto compiti, perché dopo parecchio tempo poi ti rendi conto che un aiuto esterno non sempre in casa riesce a gestire tutto, perché devi connetterti per la lezione, poi devi stare lì anche per i compiti, però cioè, i genitori hanno bisogno anche un po' di spazio, e poi tante volte i bimbi stessi non li vogliono fare, cioè diventa una lotta. E lì subentriamo noi, infatti anche questo, il servizio dell'aiuto compiti è molto molto apprezzato, sia dai genitori che dai bimbi stessi, perché appunto cioè, ci sono, alcuni si sono formati dei piccoli gruppi classe, altri invece hanno bisogno di un aiuto proprio frontale, cioè uno a uno, rapporto uno a uno, quindi è molto interessante questa cosa che sta avvenendo. E quindi l'aiuto c'è, noi ci siamo e ci possono contattare in qualsiasi momento, nel senso hanno sulla nostra pagina Facebook, su Instagram, eccetera, per qualsiasi, e ci stiamo estendendo anche nei paesi che non sono partner del progetto, che in realtà rimane soltanto Portoferraio, ecco, quindi se c'è qualche portoferraiese che ha bisogno di aiuto per i compiti, oppure anche per partecipare alle merende o per partecipare agli incontri con i genitori, sappiano che possono e ci possono contattare tramite la pagina Facebook con un messaggio in privato, che è sempre attiva, perché su Facebook ci sono tante cose, sono nate anche delle nuove collaborazioni. Nel nostro format Condividiamo in Libertà, dove postiamo appunto delle letture diverse a settimana, si è appunto creata questa collaborazione forte con la Biblioteca di Campo, che appunto c'era già, ma anche con la Biblioteca Foresiana Sezione Ragazzi di Portoferraio, quindi con la Cooperativa Arca, e questo, quindi abbiamo stretto legami ancora più forti. E poi sempre su Facebook ci sono questi laboratori dove proponiamo appunto dei laboratori creativi, artistici per i bambini, dove spesso è protagonista Aida Paoli, che vive con me, la piccola cinquenne che mi aiuta in questo lavoro, ed è bello perché tanti bimbi poi rispondono, no, ai messaggi, ma Aida guarda, ma è così, si fa così, quindi c'è questo scambio che è molto bello, insomma è interessante. E su Facebook c'è tanto tanto fermento, pubblichiamo tanto, facciamo tante cose. Tra l'altro, non so se avete visto, però martedì scorso abbiamo postato un nuovo evento che praticamente si chiama Raccontaci Giovannino. Siccome vi ricordate, sono venuta a presentare le giornate, gli eventi rodariani, che siamo riuscite a farne uno.
Uno. Tra l'altro nel sondaggio aveva vinto Alice Cascherina, infatti. Noi ci eravamo delusi, noi eravamo più per Giovannino, eh. Ma senti, guarda un po' chi è arrivato. Sì, sì, fa a bestia Giovannino anch'io, è vero. Sono arrivato! È arrivato Giovannino. E quindi è arrivato Giovannino. E Giovannino ci farà compagnia una volta a settimana con letture, appunto, di Rodari, non soltanto di Giovannino per di giorno, ma insomma, sarà un nuovo format su Facebook. Quindi il martedì, guardateci. Sì. E che altro dire, cara collega? Carla, non ci dimentichiamo dei ragazzi delle medie. I ragazzi delle medie. Mm. Allora, con i ragazzi delle medie abbiamo un gruppo di redazione, la redazione ragazzi. È fresco, è nato da poco. Diciamo che l'idea è quella, ovviamente, di dare anche per loro uno spazio dove potersi incontrare virtualmente. Proprio perché diciamo le merende sono più gettonate per i ragazzi, per i bambini un po' più piccoli. Questo non significa che un ragazzo delle medie non possa partecipare alle merende, però andando un po' incontro ai bisogni dell'età del ragazzo, la redazione ragazzi è pensata come un lavoro da fare insieme a dei ragazzi ormai adolescenti, per insegnare loro a raccontare pensieri, sensazioni, condividere esperienze attraverso i canali e gli strumenti multimediali. Quindi insegniamo loro a utilizzare le app per creare video, oppure a scrivere un articolo di giornale. Ovviamente in tutto questo siamo aiutati da Claudia Lanzoni, che è la comunicatrice del progetto, che gestisce ovviamente tutta la parte della comunicazione, quindi abbiamo anche il supporto fondamentale comunque di una persona che lo fa di lavoro. Ed effettivamente è un modo per insegnare ai ragazzi a utilizzare il computer, ma anche i social stessi, Instagram, Facebook, appunto le varie app che si scaricano magari sul cellulare, che a volte sono utilizzate così un po' a casaccio, a utilizzarle nel modo corretto. E chissà, prima di tutto la cosa bella è che il gruppo anche in questo caso è eterogeneo, nel senso che ci sono ragazzi di Rio, ragazzi di campo, ragazzi di Porto Azzurro, e quindi magari è un modo per far conoscere loro cosa che magari in condizioni tra virgolette normali non si sarebbero mai conosciuti. Quindi è un modo per allacciare anche nuove relazioni, e appunto allo stesso tempo gli si dà la possibilità di mettersi, gli dedichiamo uno spazio anche per loro, ecco. E questa cosa sta prendendo piede. Ci vediamo anche con loro una volta a settimana su Skype, cioè facciamo la videochiamata tutti insieme, dove appunto la redazione decide su quali elaborati lavorare, e poi ovviamente magari durante la settimana ci vediamo in gruppetti un po' più piccoli, proprio per lavorare e mettere in pratica le cose. Presto pubblicheremo quindi anche le prime uscite della redazione. Quindi insomma mi sembra che non vi annoiate proprio, cioè rispetto a pensare, no, qui mi siete caricate ancora di roba. Sì, no, diciamo che le giornate sono belle intense, no? Sì, e poi... Cosa? Avete dovuto rimpostare tutto il lavoro. Sì. In breve tempo. In brevissimo tempo. Siamo state veramente per i primi 10 giorni in collegamento continuo, ma poi continua perché poi appunto il lavoro, ci siamo un attimo divise i lavori, insomma c'è chi si occupa di quello, c'è chi si occupa di quest'altro, però poi noi 6 che siamo dello staff ci sentiamo sempre costantemente, cioè
le chat sono aumentate su WhatsApp e poi anche i nostri collegamenti su Skype sono sempre più frequenti. Insomma, sì, abbiamo dovuto cambiare un po' tutto, però è un po' quello che ora bisogna fare, no? Reinventarsi. E comunque è stata anche, questa è un'opportunità perché veramente si stanno stringendo dei legami sempre più forti. È vero che siamo divisi da uno schermo, però veramente, come diceva Michela prima, con quello che succede con i genitori, cioè si crea sia con i genitori che con i bimbi e ti dà proprio il senso di comunità forte. Quindi questo è molto molto bello che succeda anche davanti a uno schermo, non so, succede. E reinventarsi vuol dire anche questo. Stiamo anche pensando al futuro, in realtà, in tutto questo, non soltanto al presente, ma come ricominciare ad uscire. Stiamo progettando l'estate e ritorno a scuola, che magari non sarà in aula, ma per rispettare distanze e comportamenti anticoronavirus sarà nelle aule all'aperto, naturali, che l'Elba ci offre. In spazi non scolastici ma stimolanti per apprendimento completo, alternativo e compatibile con i nuovi numeri e le nuove regole. Quindi ci stiamo lavorando. Questo magari quando avete un progetto, magari anche in questo senso, qui magari ci risentiamo. Certo, sì. Senz'altro. Poi questa è carina, molto interessante. Scusate se vi disturbo, ma purtroppo il tempo è tiranno e noi siamo arrivati quasi alla fine del tempo che Zoom ci dà a disposizione. Ora, non sappiamo quando ci rivedremo dal vivo in un bar come ai tempi d'oro. Nel frattempo, sfruttiamo questa piattaforma che è Zoom. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere state con noi questa sera. Spero di vedervi presto di persona, personalmente, come dice il grande Catarella. Quindi Regina, qualche domanda? C'hai 5 minuti nemmeno. No, gli diciamo che appena ci avranno a qualche altra notizia, novità, specialmente queste lezioni all'aperto, questa nuova integrazione, magari questo max lockdown, cioè questo prima questa terza fase, seconda fase, quinta fase, va a sapere che andremo a fasi, capito? Poi quando la fase si brucia mi insegni che sa buia tutto, quindi speriamo che queste fasi... Ho fatto il DPS, ti posso dire che è vero. DPS, insomma, però così ci abbiamo degli aggiornamenti anche noi e li diamo, insomma, tutti, così. Posso chiudere con una citazione di Zygmunt Bauman? Sì, io, sì. Posso? Che mi è piaciuta tanto, l'ho letta l'altro giorno, è proprio dal senso del nostro lavoro. La parola comunità esala una sensazione piacevole. Qualunque cosa tale termine possa significare, le compagnie e le società possono anche essere cattive. La comunità no. La comunità è sempre una cosa buona. E noi con questo spettacolo di frasi chiudiamo qui, Regini. Messaggio positivo, perfetto. Perfetto. Quindi ringraziamo Michela Caristi, ringraziamo Carla Pibia. Pibia? Com'era? Grande Pibia. E l'isola che c'è, noi ci vediamo quando volete, ragazzi, chiamate e noi ci colleghiamo. Dalle di con il Bana Show anche questa sera, buon Regini, è tutto, passate una bella serata. Facciamo un'altra, ancora non anticipiamo, lì ce l'abbiamo una. Bravissimo. Importante. Grazie Bimbe, un abbraccio, buona serata. Grazie a voi, ciao, grazie. Ciao.